San Valentino. San Valentino è nato a Terni nel 176. È riconosciuto in tutto il mondo come patrono degli innamorati, ma forse non tutti sanno che è anche protettore degli epilettici. La più antica notizia di San Valentino è nel Martyrologium Erionianum, un documento della Chiesa del V secolo dove compare l'anniversario di morte, 14 febbraio 273. Nato in una famiglia patrizia, Valentino fu convertito al cristianesimo e consacrato vescovo di Terni a soli 21 anni. Vittima della persecuzione contro i cristiani, fu catturato dai soldati romani, flagellato e decapitato fuori dalla città per scongiurare un'insurrezione popolare. Le sue sacre spoglie furono sepolte nella comunità di Terni, lungo la via Flaminia, nei pressi della necropoli pagana. Sul luogo, nel IV secolo, sorse la basilica nel quale, ancora oggi, sono custodite le reliquie del santo. Distrutta dai Goti nel VI secolo, la basilica venne ricostruita nel VII secolo. Un documento ci narra alcuni particolari del martirio: la tortura, la decapitazione notturna, la sepoltura ad opera dei discepoli Proculo, Efebo e Apollonio, successivo martirio di questi e loro tortura. Altri testi raccontano che San Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, divenuto famoso per la santità della sua vita, per la carità e umiltà del suo spirito, per lo zelante apostolato e per i miracoli che fece, venne invitato a Roma da un certo Cratone, oratore greco e latino, perché gli guarisse il figlio infermo. Guarito, il giovane lo convertì al cristianesimo insieme alla famiglia e ai greci, studiosi di lettere latine. Imprigionato sotto l'imperatore Aureliano, fu decollato a Roma. Era il 14 febbraio 273. Il suo corpo fu trasportato a Terni in un miglio della via Flaminia. Fu, tra i primi vescovi di Terni, consacrato da San Feliciano, vescovo di Foligno nel 197. Le leggende che ha contribuito all'elezione di San Valentino come protettore degli innamorati narra che un giorno il vescovo, passeggiando, vide due giovani che litigavano e andò loro incontro porgendo una rosa e invitandoli a tenerla unita nelle loro mani. I giovani si allontanarono riconciliati. Un'altra versione di questa storia narra che il santo sia riuscito a ispirare amore a due giovani facendo volare intorno a loro numerose coppie di pigioni. Secondo un altro racconto, il più importante, Valentino, già vescovo di Terni, celebrò il matrimonio della giovane cristiana Serapia con il centurione romano Sabino, la cui unione era fortemente osteggiata dalle rispettive famiglie. Il centurione chiamò Valentino al capezzale della giovane morente e gli chiese di non essere mai più separato dalla sua amata. Il santo Valentino lo battezzò e quindi lo unì in matrimonio a Serapia. Dopodiché entrambi morirono. La festa di San Valentino, celebrata in tutto il mondo il 14 febbraio, è probabile che affondi le origini in una festa pagana, i Lupercalia, che si celebravano nei giorni nefasti di febbraio in onore del dio Fauno, nella sua accezione dei Luperco, cioè protettore del bestiame ovino e caprino dall'attacco dei lupi. I Lupercalia erano riti di purificazione e fertilità in un periodo dell'anno poco propizio. Sono una delle ultime feste romane ad essere state abolite dai cristiani. La festa era celebrata da giovani sacerdoti, i Luperci, che nudi, con il corpo spalmato di grasso e una maschera di fango sul volto, correvano attorno al colle palatino a Roma stringendo fruste ricavate dalle pelli di un capro sacrificato per l'occasione. La corsa intorno al colle tracciava simbolicamente un invincibile recinto magico a protezione dei greggi dall'attacco dei lupi. La stessa offerta del capro rispondeva alle esigenze di placare la fame dei lupi assalitori.